Ciao a tutti, oggi prepareremo la quiche ai broccoli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono broccoli lessati o cotti a vapore, una dose di pasta al vino, speck, uova, formaggio spalmabile, sale, pepe, pecorino e parmigiano. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo nel boccale il parmigiano e il pecorino. Li andiamo a tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il trito. Senza lavare il boccale andiamo a mettere le uova il sale il pepe chiudiamo il boccale amalgamiamo per 2 minuti a velocità 5. Adesso aggiungiamo il trito di parmigiano e pecorino. Il formaggio spalmabile. E facciamo amalgamare per altri 2 minuti. A velocità 5. Il nostro composto è pronto. Andiamo a metterlo da parte. Dopo aver trasferito il nostro composto in una ciotola, adesso andremo a stendere la nostra pasta al vino. Nel frattempo avremo preso una teglia dai bordi alti e l'abbiamo unta col nostro staccante per teglie. Dopo aver steso la pasta al vino andremo a posizionarla all'interno della teglia. Dopo aver posizionato la pasta al vino all'interno del nostro impasto, l'andremo a rivestire con lo speck. Dopo aver rivestito con lo speck, adesso andremo a posizionare i broccoli all'interno. Dopo aver messo i broccoli, andiamo ad aggiungere il nostro composto. Adesso andremo a infornare a forno caldo a 180 gradi per 35 minuti. Trascorsi 35 minuti la nostra quiche è pronta, l'abbiamo sfornata e impiattata. Quiche ai broccoli. Grazie e alla prossima ricetta.